Benvenuto Emilio Feda, Klaus Condicio, come sta direttore? Direi non male, sono stata ben ricordata ancora questa cosa, l'ho toprata, non è romana, qui è milanese, quindi scusate, sto facendo un'intervista, allora, ancora, pronto, scusa sì, Klaus. Sì, niente, eccoci qua. Allora Emilio, lei lavora a Mediaset, cosa bolle in pentola? Scusa, abbi pazienza Klaus, scusami, perché ho uno che parla con l'altro parlante, andiamo. Eccoli qua, ecco. Cioè, cosa bolle in pentola nei prossimi progetti del giovane Emilio? Nel prossimo progetto del giovane Emilio bolle in pentola continuare a dare tutto ciò che è possibile dare, nonostante l'età. A me fa ridere la rottamazione, sì. Sia che riguardi me o riguardi altri personaggi illustri, certo, di massimo rispetto, come ad esempio D'Alema. Allora, bolle in pentola di novità, il movimento, un movimento di opinione. Essendo io giornalista, penso di fare, di contribuire a fare opinione, siamo vogliamo. Lo presenterò il 25 novembre alle 11 del mattino al Teatro Nuovo di Milano. Sì. Parte la campagna, chiamiamola così, ma non da leader. Farebbe ridere che uno si giudichi un leader, ma il confronto con le persone. Ed è una cosa, spero, che sia di proposizione di ciò che si può fare per la gente che ha proprio bisogno. Certo. È una presunzione forse. No, però in questo momento di fermento della società civile può servire, secondo me. Io penso di sì. Lei con chi andrà, se lei dovesse, non lei Emilio Fede, il suo movimento dovesse presentarsi, dovesse essere eletto, con chi Renzi le fa una proposta, ci andrebbe? No, ma neanche se mi fa una proposta, perché poi dovrebbe chiedere il permesso a Giorgio Gori, no, non mi fa nessuna proposta. No, di alleanza politica. No, ma sì, ho capito, facevo la battuta. Sì, sì. Dai, Renzi sta facendo, detto così da noi in Cina, un gran casino, che non giova al mondo politico, sì, ma non è il solo. Sì. L'altro che nuota nello stretto di Messina e va nella mia Sicilia, per carità, alla larga. No, spieghiamo perché l'operazione di Renzi però è sostanzialmente inutile. Utile, spieghiamo perché politicamente, non solo, secondo lei? Ma io, l'operazione di Renzi è un'operazione da protagonista, ci vuole la maturità, ci vuole una maturità politica, diciamo così, nell'organizzazione della vita. Allora, credo che poi abbia esagerato, sì. E quindi come tutte le cose esagerate poi finiscono con lo tralitare, ecco. Ma si poteva fare tutto con molta più discrezione, ecco questo. Però lui dice che D'Alema è vecchio, ci vuole il nuovo, eccetera. Ma sì, guarda Klaus, la storia del nuovo, sì, è un po' una battuta. Che cosa vuol dire? Che il vecchio si rottama, si butta via, ma è anche un fatto di inciviltà voler porre il problema dell'età come determinante. Vuol dire che quanti milioni di anziani sono nel nostro paese, ma lo sappiamo, sono milioni. E cosa vogliamo dire? Che gli anziani in questo paese, che sono tanti, non soltanto molti di questi non hanno come vivere, non soltanto molti di questi hanno una pensione che non permette neanche ad arrivare alla fine del mese, e allora li mettiamo da parte. Allora, io credo che innanzitutto ci vuole rispetto, soprattutto per personaggi, ad esempio c'è il caso di D'Alema, di Rutelli, che ne so io, che hanno fatto cose, quindi non lo so, guarda, io ho un movimento d'opinione, ripeto, e mi rivolgerò col massimo di semplicità, non perché non accetto sostenitori economicamente esterni, con le mie poche forze cerco di proporre alla gente che si chiede, eccoci, vogliamo vivere, che cosa, su che cosa basare il nostro impegno. Ecco, però se invece vince Bersani o D'Alema e vi chiedono l'alleanza? No, io sarò certamente nell'area moderata, e quindi sarò apparentato probabilmente con il Popolo della Libertà, o se ci fosse il nuovo partito di Berlusconi. Poi se vince fra Renzi e Bersani, io scelgo Bersani, non ci sono dubbi. Certo.
però quello che allora la sinistra farà quello che vuole. Io militerò come sempre nella vita nell'area moderata, apparentemente lo farò con il Popolo della Libertà o con il partito che dovesse decidere di mettere in piedi Berlusconi, ancora non ci siamo. Renzi è un prodotto di Gori, si dice, vero secondo lei? Gli ha fatto del bene o del male Gori? Gori, nei limiti del possibile, gli ha fatto del bene, per carità. Gori è un attento, preciso. Poi adesso pare che c'è stato un po' di non so come dire, un po' di divergenza fra loro, ma Gori ha tentato di fare, indubbiamente ha finito bene. Poi Renzi si è offeso, non ho capito. Strano, Renzi è strano, detto come leader, certo. Proprio non mi convince, è simpatico a fare il sindaco, non so cosa devo fare, il presidente dell'azienda delle tranvie, non lo so, capito? Ma non certamente non può pensare, io non penserei mai che possa fare il capo del governo, come non lo penso di Grillo, ma ci mancherebbe altro, questo paese ha bisogno di ben altro, no? Ma cosa gliene frega alla gente della rissa di Renzi contro Tarzan? Ma cosa gliene frega alla gente di quello che attraversa lo stretto di Messina? Cioè, quando va, arriva alla fine del mese e non ha come mangiare, è lì la domanda. Allora, non è che io proponendola in questo movimento risolverò, ma per loro porto la gente a flettere su chi, quelli milioni di persone che non sanno come fare, vanno al mercato, io vado in giro nei mercati nazionali a capire cosa. Certo, certo. Senta, lei pronto? Ecco, sento. Renzi al TG4 cosa l'avrebbe assunto? Domanda prima, seconda, se sì, cosa gli avrebbe fatto fare? L'avrei alternata alla conduzione di Sipario. Certo. No, sento offesa, perché uno sorridente. Ma magari l'avesse offerta a me Sipario, scusi. Magari. Ho detto magari l'avesse offerta a me Sipario. È vero, Claudio. È un bel ricordo, rimane nella storia tutto quello che ho fatto. Ma che scherziamo. Non ho pentimenti, so di aver fatto bene il mio mestiere, la mia professione, di aver dedicato dopo 2 anni e 4 mesi sto facendo i primi 3 giorni di vacanza. Però Renzi le direbbe, io non farei mai il velino di Sipario, questa già gliela dico la replica di Renzi, io non farei mai il velino di Sipario. Lui dice il velino, no, forse vuol dire, forse mentre velino o velina, a parte il fatto che lui smetta di dire queste cose, perché non si può incialtronare un... No, ma gliela dico a battuta, se io gliela lancio, sicuramente Renzi mi fa, che so, il velino di Sipario, il meteorino, invece no, si inizia anche da meteorini, si inizia dal basso. Ma certo, naturalmente molte delle persone che sono state protagoniste di veline o di Sipario sono persone che hanno poi... è stato un posto di tutto rispetto nella società, mica detto, no? Quindi, senta, Grillo dice che lei rappresenta la cassa dei giornalisti, che lei come altri giornalisti, Vespa, Annunziata, non solo lei, fa tutta la lista, insomma, vi ha più volte attaccati, siete vecchi, casta, siete, insomma, vi guarda tutti. Sai cos'è il discorso? Che io ho fatto 60 anni di giornalismo, 27 anni di Rai, il dato di guerra, tipo 7, eccetera. Poi ho fatto 24 anni con Berlusconi, ho fatto partire l'informazione, stai citando, sono stato assunto all'informazione con Enzo Biagi, quindi voglio dire, cioè all'informazione alla Rai con Enzo Biagi, e dunque io rappresento una storia di un luogo, io sono una persona che si è dedicato la vita alla sua professione e tu lo sai, noi siamo amici di vecchia data, ho sempre soltanto io, no, alla professionalità, perfetto, è giusto? Sì, ho detto ti ho scoperto, l'ho scoperta io, ma sto scherzando naturalmente. Cioè, no, ma anche tu hai contribuito. Senta, oggi ho fatto un'intervista a Pecorella e anche altri politici e dicono la prostituzione in politica c'è sempre stata, ci sono persone che si comportano bene, fanno bene politica e ci sono anche persone pronte a prostituirsi, ma non da adesso, da sempre, dice Pecorella e anche altri. Giornalismo, ci sono anche cose così? Ma no, guarda, il giornalismo ha bisogno di alcune regole, la prima regola è l'autocritica, il senso dell'onestà, di un mestiere delicatissimo che noi facciamo. A volte mi chiedo, con tutto quello che succede, farà più danni alla magistratura o fa più danni all'informazione? Io sono, mi dispiace dirlo, sono dell'idea che spesso facciamo più danno noi dell'informazione. L'informazione e la prostituzione non è un termine che si può adattare al nostro mestiere. No, ma c'è gente che si vende
per fare carriera nel giornalismo. Ma no, la parola vendere non mi pare che sia una obsoleta. Cosa. Ma no, la parola che non esiste, insomma, questo nostro mestiere è bello, è importante, e prendiamolo come una missione che dovrebbe essere. Grillo cosa gli farebbe fare Emilio Fede? O l'avrebbe mai preso come comico? Cosa? Ah beh sì, l'avrei preso per fare un siparietto, non il sipario del sipario, ma solo un siparietto. Ma sì, ma Grillo è simpatico, intelligente, però vuol dire di un signore si diceva prima. Ma che ci azzecca, si parlava di Grillo, è lo stesso dire di Grillo, che ci azzecca, no, sta facendo per forza, se uno va in giro a raccontare che può risolvere il problema del paese, la gente è logica, no? si rivolge alla voce della... però è una fantasia. Poi attacca i ricchi e le banche, ma lui è ricco. Sì, Grillo a cazzo, perdon, si dice, no, che cavolo sei ricco, certamente più di me e di te messi insieme. Quindi? Quindi Grillo si è inventato questa voce dalla protesta, e che devo dire? Non è che sia antipatico, ma non è il suo mestiere. Adesso certo sì, vado in giro. Ma è in buona fede secondo lei nei suoi attacchi politici? È in buona fede secondo lei nei suoi attacchi politici? Ma no, ma lo fa per protagonismo, promette tutto a tutti. Quando uno ha attraversato lo stretto di Messina, cosa ha risolto per la città? Perché si può notare nello stretto di Messina, andiamo. Perché ha fatto quella buttata secondo lei? Ma per avere visibilità, perché uno si ha notato, e poi noi abbiamo preso queste spettacolarità, per non dire un altro termine, capito? Senta, il suo rapporto con Mediaset continua o no? Certo, io ho un contratto di consulenza, sono bene e tranquillo, diciamo di tutto rispetto. Ma il programma? Il programma, hai la domanda di riserva? No, ma scherzo, io guarda, vado tutti i giorni in ufficio, preparo le mie proposte, le mando ai responsabili di informazione, dunque in questo caso Mauro Crippa, e attendo risposta, prima o poi arriverà. Non credo di aver bisogno di pagelle. Però dicono che Crippa, lei stia antipatico a Crippa, così dicono i gossip. Perché Crippa, a Crippa io sono antipatico? Sì, i gossip, io non ho prove. Sì, ma guarda, io devo dire, con Crippa ho avuto per anni un ottimissimo rapporto. Infatti. Se poi io sono antipatico me ne farò una ragione. Però insomma, lei le proposte le ha mandate? Signore. Sicuramente, almeno anche perché, scusi, convinci all'8%, insomma. Sì. Alessio Vinci, Alessio. E che fa, chi è? Quello che fa la domenica, fa l'8 di Cher, non mi pare un grande successo, no? Io la domenica passeggio, chi è questa Alessio? Ah, non lo conosco. Senta, Paolo Del Debbio è il nuovo Fede? Molto in gamba, molto intelligente, molto, si è rivelata, è una rivelazione. Perché poteva essere nell'ipotesi, tranne che fosse un conduttore così, capito? Bravo, sì, molto bravo. Molto bravo. E chi è il nuovo Fede? Nuovo Fede, bella domanda, mi auguro che Totti? Come? Totti? Oppure Bracchino? Bracchino? È troppo alto, no, ma è bravo Bracchino è bravo, poi è un suo allievo Bracchino, ma se ti chiedete chi è il nuovo Klaus Davia, tu non lo saprei, non esiste, ma io non so come io lo so, un nuovo Fede, allora al posto di Fede c'è Totti, complimenti, al posto di Totti ci può essere Bracchino, complimenti, facciano la loro strada, se sono capaci scrivono anche loro la loro pagina di giornalismo e di. Senta, e magari il nuovo Fede è donna, magari è Barbara D'Urso, magari è che ne so. Mi piacerebbe Salvo Sottile può essere il nuovo Fede. Sì, perché no? Senti Paolo, vogliamo parlare di cose allegre? Sì, vogliamo parlare. No, a parte gli scherzi, Salvo Sottile col suo... È bravo, è uno che si è affermato, uno che si è affermato bene. Ha preso una posizione anche nell'informazione bene, poi ha trovato la chiave giusta, capito? Certo, no, ma infatti sono d'accordo così, però nell'attualità non è andato bene, è andato bene invece con la cronaca, cioè questo sono seguiti gli ascolti, ti dirò sinceramente, non è che mi sono tutti gli stessi
te ne devi occupare, però come spesso, no? Ma comunque insomma, quarto grado per questa colonna sta funzionando. Senta, la Sant'Anchè ha detto non mi interessano gli attacchi di fede, anzi mi interessano perché più mi attacca e più la gente mi vota, perché la gente... No, ma questa era una battuta nata da una battuta. Io con Daniela Sant'Anchè, guarda, ho un'amicizia, nessuno ci crederebbe, ma antichissima, antichissima e vera, capito? Basata su un momento particolare della mia, della sua vita, eccetera. Quindi da una battuta è nata una battuta, ma francamente non ho nessuna intenzione di offendere Daniela, che ha la sua grinta, io la rispetto. D'accordo sulla rottamazione, però no, vero, no. Ecco, senta, lei si candiderà, lei si candiderà alle primarie del PDL? Dicono di sì. Guarda, io ho i sondaggi che ho commissionato all'attentissimo Renato Mannheim, certo. Attentissimo, approfonditissimi, eccetera, eccetera. Non voglio dire qual è la posizione, ancora non mi sono presentato, ma mi dà un risultato molto positivo che fa sperare. Quindi potrebbe presentarsi? Ma non lo so, se me lo chiedono, ma io sto bene anche così, sai. Però io mi risulta che lei è quotatissimo nel popolo PDL, ma a livelli che non ci si aspetta, Anche perché lei è vero. Anche perché lei ha sempre fatto il suo mestiere in modo onesto. Bravo Claudio. La gente la verità, è molto affezionata a lei, verità, perché comunque lei alla semplicità, alla semplicità con la quale io riuscivo a comunicare. Capito? Questo è vero. Sono quotato, poi bisogna vedere. Poi bisogna vedere se glielo chiedono, cioè. Però insomma i sondaggi sono molto alti, molto sì, alti. Devo dire che sì, mi danno in un'ottima posizione, ma voglio dire per concludere, ringraziarti di questa sezione, che alla mia età, quando mi si chiede ma quanti anni hai, io dico 60 malportati oppure 80 benportati, poi ognuno sceglie. La verità è che ancora ho la forza di combattere, soprattutto perché ho vissuto una vita al massimo, non mi sono mai drogato, sono astemio superalcolici, non faccio vita di discoteche, sono una persona che ha vissuto la vita dedicandola alla famiglia, alle schiacce, che abbiamo amato il casino, è vero, che abbiamo amato il gioco, è vero, tutto il resto, voglio dire, come si dice, sono ipotesi, va bene? Ma, ultima cosa, lei ha mai rifiutato la corte di un uomo? Cioè, ovviamente lei sarà stato corteggiato, no? E rifiutando la corte di un uomo, perché lei, tutti sanno che lei è eterosessuale. Ma appunto, come ha rifiutato? Ha detto no, grazie, ha fatto finta di... No, non ho mai avuto, devo dire, non ho mai impegnato a corteggiare le donne, perché sono mai accorto che ci ho fatto un uomo di corteggiare. No, questo non ci credo. È vero. Non ci credo. È mai capitato invece qualcuno o qualcuna che abbia detto vengo a letto con te, fammi fare carriera? No, assolutamente no. No, mi sono molto simpatici gay, li rispetto nella loro realtà, ma fino a questo punto no. Pausa adesso, sono in mezzo alla strada, ci devo salutare. Va bene, direttore. Arrivederci.